Salve ragazze, buongiorno, buongiornissimo, benvenute, bentrovate. Siamo qui nel mio messaggio del giorno. Ho preparato già le mie carte, come vedete, vi faccio subito l'elenco e procedo immediatamente. Abbiamo le carte mini tarocchi New Vision, abbiamo i mini tarocchi dell'armonia, i mini tarocchi universali, le Sibille, le Normand. Abbiamo le sibille italiane, quelle francesi, le sibille di Nostradamus, le carte oracolari di Helen e le carte verdi di Zaira. Iniziamo subito, ragazze, a mischiare le carte e quindi andiamo a sviluppare immediatamente per voi questo messaggio del giorno. Allora, ragazze, io spero veramente che in questo periodo di energia molto forte e propositiva, le cose vi stanno andando bene, lo spero con tutto il cuore. Come vi ho spiegato in altre occasioni, c'è un'energia di ritorni molto forte, molto prepotente, si sente proprio nell'aria, e quindi diciamo che per chi aspetta appunto un ritorno, per chi aspetta una chiarificazione, insomma un come dire, riavvicinarsi di una persona cara, questo è il momento ideale. Ovviamente non solo per questo, anche per i nuovi incontri è ideale, perché comunque c'è un'energia di incontri. Quindi, come ci sono gli incontri nei ritorni, ecco che ci sono gli incontri anche per le persone nuove. Quindi, se voi non aspettate nessuno, ci possono essere anche degli incontri molto belli, perché l'energia è buona. Allora, ragazze, voi sapete che ovviamente è sempre un interattivo collettivo, quindi prendete solo ciò che vi risuona vostro. Fermo restante che se siete qui in questo momento, qualcosa l'universo sicuramente vi deve mandare. Poi, per chiunque voglia fare un consulto personale e lo vuole fare con me, nella descrizione, qua è già uscita sta carta, nella descrizione del video ci sono i miei contatti. Quindi mi contattate tramite email, oppure nel mio profilo Instagram o nel mio profilo Facebook, e io vi risponderò abbastanza velocemente, anzi molto velocemente. Sono molto attiva anche lì. Allora, ragazze e ragazzi, per tutti coloro che mi seguono, mi raccomando il like. Per tutti coloro che mi seguono e non sono iscritti, mi raccomando l'iscrizione. Date un contributo a questo canale in modo che possa crescere. Allora, con le carte di Helen andiamo a vedere un suggerimento, un qualcosa inerente o distaccato a questa situazione. Quindi prendiamo anche qui una carta a caso. Toc, 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 toc. Andiamo a vedere le carte verdi di Zaira che cosa ci dicono. Che indicazioni ci danno quest'oggi? Quindi, che indicazioni ci date? Di che cosa parleremo oggi? Andiamo a vedere, prendiamo anche qui una carta. Che cosa viene fuori? Voglio fare l'amore con te. Madonna, ragazze, che bella carta! Come mi sento emozionata! Voglio fare l'amore con te. E abbiamo anche l'ufficializzazione del sacerdote. Allora, andiamo a sviluppare. Abbiamo un 10 di bastoni, abbiamo un paggio di spade, abbiamo la carta del 4 di coppe. Centrale abbiamo i topi, c'è il letterario, la carta che è uscita di botto così. Poi abbiamo il cavaliere e la carta delle ciliegie. Allora, ragazze, per quanto sia bella questa carta, voglio fare l'amore con te. Qua non è che ci sono belle notizie, questo ve lo voglio dire. Allora, qui intanto avete a che fare con una persona che non è sincera con voi. Vedete, qua mi viene proprio molto forte l'energia dei topi centrale con la carta delle Lenormand. C'è una perdita, degli errori, qua c'è uno spreco, c'è un po' d'ansia, c'è qualcosa, è come se qualcuno vi venisse a rubare qualcosa. Vedete la carta? Quindi qua c'è una situazione di scontentezza, qualcuno che si fa sfuggire un'occasione di sentimenti con voi, che però è curiosa, è bugiarda, è dialettica,
pratica, no? Senso che comunque è una persona che parla, 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 magari promette, promette, non fa nulla, che crea comunque delle situazioni pesanti, o comunque qua c'è una situazione pesante. Però vedete, questa persona ha scoperto con il letterario di avere una nuova ripresa, un nuovo, come se è rincalluzzita per voi. Rinnovamento, sorpresa, arrivo. Vedete, con il cavaliere, questa persona è come se all'improvviso ha nuovamente voglia di cosa? Di fare l'amore con voi, vedete? Perché qua le carte ci parlano proprio di, cioè non c'è sentimento, non c'è, anzi c'è una situazione pesante, c'è una situazione di errori, di stress, di ansia che uno si porta come un fardello. E soprattutto la carta delle ciliegie, delle sibille di Nostradamus, ci parlano, avrete presto una disillusione causata dalla vostra ingenuità e credulità. Quindi qua dovete stare molto attenti, dovete conferire con qualcuno che vi possa dare dei consigli. Abbiamo come simbolo il sacerdote, ma potrebbe essere un amico, un'amica, una persona di famiglia e perché no, anche un sacerdote, qualcuno di cui vi fidate che vi possa consigliare bene, perché qua ci sarà una disillusione, perché questa persona è pur vero che vuole fare l'amore con voi. Ma lo vuole fare così, per un rinnovamento, per una sorpresa. Però vedete, poi sentirà la pesantezza di questo fardello. È come se in qualche modo questa persona a livello sentimentale, vedete, anche se voi offrite tutte le coppe di questo mondo, però questo è annoiato. Vive sempre relazioni con noia, poi dopo un po' gli viene la routine. E tanti saluti e grazie. Quindi fate attenzione e anche se volete cedere a questa persona, cedetegli se volete cedere, però non ci credete, cioè non fatevi prendere dal mood dei sentimenti. Usatelo così come lui ha intenzione di usare voi. Se no, lasciatelo stare, non gli date neanche questa soddisfazione. Quindi questo era il messaggio del giorno per voi. Io vi aspetto tutti nei commenti, un messaggio molto particolare. Anche un po', diciamo così, come dire, abbastanza forte. Quindi ovviamente non può risuonare su tutti sicuramente, ma per chi risuona mi faccia sapere, sono curiosa. Io vi do appuntamento domani mattina, vi mando un abbraccio, un bacio dalla vostra Zaira. Buona giornata a tutti.